Bella a tutti Fortniters, benvenuti su LeonTube. Eccoci in questo video per andare a fare i nuovi incarichi delle missioni Trova la Forza. Nello specifico andiamo a fare elimina soldati clone, quindi atterriamo in uno di questi tre punti che vedete qui nella mappa dove ci sono gli accampamenti. Occhio perché i cloni sono diventati aggressivi. Perché atterriamo qua? Perché c'è da fare anche le missioni con le armi. Vedete come sono subito aggressivi? Ci sono da fare le missioni con le armi di Star Wars. Ok, l'abbiamo recuperata. Adesso rifacciamo lo scudo e poi andiamo all'attacco. Se riusciamo poi a eliminarli, perché non è detto. Eccoli qua. Vediamo se riusciamo. Poi dobbiamo farlo da posizione accovacciata perché. Ok, questo era abbastanza indebolito. Ok, ho eliminato anche un avversario. Anche in posizione accovacciata perché c'è una missione di eliminare gli avversari. Erano nel vuoto 6 giocatori. Intanto questi sono tosti. Dov'è l'altro? Ok, non sono molto combattivi. Vedete, abbiamo fatto già una missione, allora le andiamo a vedere. Ecco qua, ne abbiamo eliminati tre, quindi quello era il secondo da eliminare. E vedete, abbiamo completato la prima missione. Ora un attimo perché da qui dobbiamo andare a sconfiggere Darth Vader che è quassù. Quindi dobbiamo andare a fare la missione di sconfiggere Darth Vader. Se volete farlo nella stessa partita, ovviamente. Qui abbiamo fatto queste missioni qua intanto. Andiamo a vedere, ne abbiamo fatte 3. Elimina soldati clone che erano 2. Infliggi danni agli avversari mentre scivola, sei in posizione accovacciata. Infliggi danni a un avversario entro 30 secondi dall'atterraggio del bus della battaglia, perché eravamo riusciti a fare anche questa. Adesso proviamo ad andare a distruggere Darth Vader, ma nel frattempo faremo altre missioni. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici nei vostri social. Non dimenticate di lasciare un commento. E come sempre, se vi va, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. Non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti. Ciao a tutti!